Buonasera, scusate, abbiamo passato tutti gli ultimi minuti prima del telegiornale a dover rispondere al telefono, perché voi dite che ci importa a noi. Ma gira da mezz'ora la notizia che è stata ufficializzata dalla RAI che Floris, Giovanni Floris, lascia l'azienda di Viale Mazzini, e tutti telefonano per chiedere o per chiedere commenti o per chiedere è vero, viene alla 7. E come stanno le cose ve lo diciamo durante il telegiornale, non ci sono certezze, vi dico subito questo per quello che abbiamo potuto arguire, capire, cercando a nostra volta di informarci. Comunque si tratta ovviamente di una notizia importante nel mondo della televisione, del giornalismo e, se volete, della politica in televisione, ma poi la politica sulle cose importanti si gioca ad altri livelli che non i nostri della TV, ovviamente, e il livello più importante è forse quello della sfida europea. C'è un documento ufficiale del Partito Popolare Europeo che respinge ancora una volta e con più durezza ancora dell'intervento di cui tanto si è parlato ieri del capogruppo tedesco Weber, rigetta la linea della flessibilità, quella caldeggiata e fatta propria da Matteo Renzi all'atto del suo discorso di inizio, il calcio d'avvio del semestre europeo dell'Italia. Renzi che si prepara a questa sfida, ma in realtà questa mattina ha incontrato per 2 ore Berlusconi per chiudere la partita interna, quella della legge elettorale, e a quanto pare si va appunto verso un Italicum secondo quello che fu chiamato ed è l'accordo del Nazareno, senza però che sia stata chiusa la porta al Movimento 5 Stelle, che a sua volta mostra ancora segnali di disponibilità purché rientrino le preferenze, che sono la battaglia in questo momento del movimento di Grillo, il quale ha annunciato che d'ora in poi gli eletti del movimento, i rappresentanti dei 5 Stelle, non andranno più ancora in televisione. Infatti è stata una scelta sbagliata, ha detto senza mezzi termini Grillo. Ma parleremo di numeri ancora una volta, perché c'è un allarme che viene lanciato dallo stesso ministro del lavoro Poletti: manca 1 miliardo per i nuovi ammortizzatori sociali, e questo miliardo ovviamente è una cifra molto forte. C'è anche uno studio di Mediobanca che dà per certa la necessità di una manovra correttiva in autunno. Ma i fatti, le notizie sono anche altre e tante, perché ovviamente c'è timore per quello che potrà accadere già nelle prossime ore in Israele e nei territori della Cisgiordania e di Gaza. Domani i funerali del giovane palestinese ucciso con ogni probabilità per vendetta dopo l'uccisione dei 3 ragazzi israeliani in Cisgiordania. E è stata chiesta dal padre del ragazzo la possibilità di iniziare i funerali dalla spianata delle moschee, permesso non accordato. Ci saranno comunque domani i funerali dopo la preghiera del venerdì, e il timore è quello ovviamente di proteste, di manifestazioni e di scontri. Questi sono tanti dei fatti che ci sono, come avete capito c'è molto di cui parlare. Tra 30 secondi i titoli. Sui vincoli di bilancio nell'Unione Europea ancora a duello. Il giorno dopo il botta risposta tra Renzi e il capogruppo del Partito Popolare Europeo, Weber, il PPE torna a mettere nel mirino la flessibilità richiesta dal premier italiano e dal presidente francese. Nessun cambiamento o concessione motivata da ragioni politiche alle regole del patto di stabilità, si legge nel programma dei popolari per la legislatura appena iniziata. E in attesa delle prossime mosse in Europa, ho sottoscritto il patto di flessibilità con la Merkel, ha detto. Renzi vuole chiudere al più presto la partita interna, quella delle riforme. L'incontro di oggi con Berlusconi rinsalda il patto del Nazareno, ma resta aperta, come vedremo, anche l'altra porta.
Infatti nel nuovo incontro col Premier Berlusconi conferma l'impianto dell'intesa raggiunta nei mesi scorsi su legge elettorale e Senato, ribadito il no al Senato elettivo, bocciate di nuovo le preferenze, poi la riunione con i suoi parlamentari, ma ci sono malumori, alcuni esponenti di Forza Italia parlano di una resa senza condizioni. Ma sulla legge elettorale si fa ancora vivo Grillo, che oggi era a Roma. Noi lasciamo la porta socchiusa se ci sono le preferenze. Lunedì il nuovo incontro tra la delegazione grillina, che sarà ancora guidata da Di Maio, e il Premier. Ma Grillo a sorpresa fa mea culpa sulla TV e rilancia il divieto. Andare in TV è stato un errore, non sarà più ripetuto. E a proposito di televisione, fa clamore l'annuncio del divorzio tra la Rai e Floris. Giovanni Floris lascia Ballarò dopo 12 anni, tutti i siti nelle ultime ore parlano di un passaggio alla 7, ma non c'è un accordo concluso. Tornano le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici in vista dell'autunno. Secondo gli analisti di Mediobanca sarà necessaria una manovra correttiva da 10 miliardi, vista la crescita più bassa rispetto alle previsioni del governo. Allarme anche sugli ammortizzatori sociali. Il ministro Poletti avverte che manca 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga. Via libera di Equitalia, una nuova rateizzazione dei debiti fiscali per un totale di 20 miliardi. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio. Alcune restrizioni rispetto al passato, nessuna ulteriore proroga e decadenza del diritto in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.